È perfettamente riuscita la serata a Piazza Salotto, la presentazione delle squadre. Da domani sarà Giro d'Italia con la cronometro sulla Costa dei Trabocchi, ma l'Abruzzo pensa già in grande per il 2024. C'è la promessa di tornare nuovamente sulle strade della nostra regione. Dalle parole di Mauro Vegni e del presidente della regione Abruzzo Marco Marsilio a quello che è il grande favorito della cronometro di domani, Filippo Ganna. Sicuramente sì, perché oramai anche il Giro e l'Abruzzo in qualche modo hanno trovato la comunione di intenti che è difficile, soprattutto anche perché diciamo geograficamente non si può fare a meno, ma non solo geograficamente, non si può fare a meno dell'Abruzzo, perché abbiamo visto che negli ultimi anni la tappa abruzzese in qualche modo determina il vincitore finale del Giro. Quindi questa è una certezza di qualità per il Giro vero e proprio. Presidente Marsilio, deve solo dire sì o no a questo punto. Ma assolutamente sì, è esattamente quello che abbiamo chiesto a Mauro Vegni, e quando ho cominciato a stringere questo rapporto è proprio quello che dicevo: non si può non fare un Giro d'Italia senza un passaggio in Abruzzo. Il passaggio in Abruzzo rende interessante quella prima metà del Giro che altrimenti rischia di essere un po' piatta, monotona e noiosa. Siamo noi in Abruzzo che diamo sapore e colore alla prima parte del Giro, poi con tutto il rispetto naturalmente per la settimana dolomitica e alpina. Cronometro dei Trabocchi, Filippo, tappa in maglia, obiettivo sogno? Ma non sono l'unico che ce l'ha, quindi vedremo tagliata la linea d'arrivo cosa potrà succedere. Hai visto un po' la crono oggi, come ti sembra? Ho visto gli ultimi 9 km perché prima era un po' impossibilitata, però bene, dai, vediamo come sarà sabato.